Il piccolo principe, raccontato da Agnès de Lestrade con le illustrazioni di Valeria Docampo. Il quinto giorno ero alle prese con un bullone che non riuscivo a svitare e non ero di ottimo umore quando il piccolo principe mi domandò: «Se la pecora mangia gli arbusti, mangia anche i fiori?» «Una pecora mangia tutto quello che trova». «Anche i fiori con le spine?» «Certo». «Allora, a cosa servono le spine?» «A niente, sono solo cattiveria da parte dei fiori». «Non è vero, i fiori sono deboli. Io ne conosco uno che esiste solo sul mio pianeta. E se la pecora che mi hai disegnato se lo mangia?» Il piccolo principe scoppiò a piangere. Lo presi in braccio e lo cullai. «Il fiore che ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora». Il piccolo principe mi raccontò che il suo fiore era bellissimo. Non era modesto, aveva solo due spine per difendersi. Ed era terrorizzato dalle correnti d'aria. «Ogni sera mi metterai sotto una capanna di vetro. Qui da te è molto freddo», gli aveva detto per farlo sentire in torto. Era un fiore davvero complicato. Così il piccolo principe, nonostante il suo amore e la sua buona volontà, aveva deciso di andarsene. Per lasciare il pianeta, credo abbia approfittato di una migrazione di uccelli selvatici. Viaggiò molto nella regione degli asteroidi. Sul primo incontrò un re. «Ah, ecco un suddito! Avvicinati!» ordinò, fiero di essere finalmente re per qualcuno. «Posso sedermi?» chiese timidamente il piccolo principe. «Ti ordino di sederti!» intimò il re. «Io sono il re e tutti mi obbediscono!» «Anche le stelle?» «Certamente!» confermò il re. «Vorrei tanto vedere un tramonto. Per piacere, ordina al sole di tramontare». «E sia, avrai il tuo tramonto. Sarà questa sera, verso le 7:40. Ma il piccolo principe si annoiava così tanto che decise di ripartire.